Ma i cinghiali, ovviamente, come abbiamo notato, non si è risolto il problema, perché quest'anno i danni sono assolutamente in linea con gli altri. Non fa più notizia perché sembra quasi che tutti si siano abituati, anche se come agricoltori non ci siamo abituati, perché poi di fatto vedere le nostre coltivazioni mangiate dai cinghiali tutti gli anni, e questa è la prima parte della stagione. Poi la seconda parte arriverà quando e da chi riuscirà a portare il mais a fare la pannocchia, per capirsi. Quindi magari avendo lavorato tanto per portarlo, visto un anno siccitoso, no? E poi quel terreno viene completamente distrutto dai cinghiali, sarebbe ancora una presa in giro più grossa. Alla regione chiedevamo un diradamento dei cinghiali, un equilibrio che è anni, decenni che non si è più fatto. La regione ha fatto un'ordinanza affinché si potesse fare questo diradamento, che non è stata recepita soprattutto da quella che è la città metropolitana di Torino, dove si sono fatte liste di persone formate anche da Coldiretti per poter accedere alle battute di caccia, e queste persone non venivano utilizzate, non venivano chiamate. Tante volte adesso abbiamo una legge dove il contadino che conosce il suo amico che in questa lista può telefonargli direttamente, perfetto, gli si telefona all'amico, nel momento in cui l'amico viene contattato telefona all'ATC di competenza, l'ATC di competenza si dice no, aspetta, ci pensiamo noi. E poi non si sa se le battute partono, se le battute non partono. C'è un cortocircuito nell'organizzazione. Purtroppo ci sono troppi interessi economici dietro. La situazione è quella. Qual è l'interesse economico dei vari cinghiali? Il mercato nero che si crea dietro la carne di cinghiale, soprattutto fuori, perché noi l'altro giorno abbiamo partecipato a un evento alla Mandra come Coldiretti, dove si cercava di valorizzare una filiera di carne di cinghiale, no? Controllata. Ora, noi non siamo d'accordo, perché l'unica filiera di cinghiale che noi sponsorizziamo è quella per dare da mangiare ai cani e ai gatti, quindi la pet, una filiera pet. Ma ben venga se è controllata. All'interno del Parco della Mandria hanno quello che è un macello, hanno i veterinari, ci sono comunque problematiche sul contenimento, perché comunque non rimangono dentro i cinghiali e vanno fuori, ma almeno lì è tutto controllato. Ciò che avviene al di fuori, quindi nei vari nostri anche SIC o nelle nostre campagne, nei nostri boschi, non viene tracciato. E soprattutto quella che è la filosofia dei cacciatori, che è stata per anni la filosofia, ma che è ancora adesso, di cacciare solo i maschi adulti e non le femmine, soprattutto se sono gravide, e non i piccoli, è una filosofia che porta alla riproduzione indiscriminata. Perché noi con un maschio fecondiamo 20 o 30 scrofe, se invece avessimo 20 o 30 maschi con una scrofa, probabilmente il numero sarebbe molto minore. Certo. Di fatto, ovvio che a loro va bene così, perché tanto li manteniamo noi. È come se io il mio allevamento lo approvvigionassi con l'erba del mio vicino e poi dopo vendo quelli che sono i miei vitelli. È la stessa cosa.